Onorevole Fieroni, questa sera qui a Scanzano, a sostegno del sindaco uscente Salvatore Iacobellis, lei ha utilizzato delle parole molto belle per il sindaco uscente, ha parlato di credibilità ed affidabilità, quindi un'amministrazione che nonostante i tanti problemi che ha vissuto Scanzano Ionico, ha vissuto 5 anni di ricostruzione di questa realtà. Iacobellis e la sua amministrazione hanno rappresentato un concetto a me molto caro, che per risolvere i problemi dei cittadini non conta l'arroganza delle parole, ma conta la testimonianza e l'esempio dei fatti e delle buone amministrazioni che Scanzano Ionico ha fatto con Iacobellis e che deve continuare a fare. Uscire da questa continuità significa ritornare al degrado delle scorie materiali e morali, oltre che di altra natura, e significa soprattutto rimettere in discussione un percorso di legalità che prima di tutto è senso del dovere verso gli altri, senso di responsabilità verso gli altri e senso del rispetto degli altri. Tutto questo Scanzano in questi 5 anni l'ha fatto. Tornare indietro significherebbe ritornare alla schiavitù dell'illegalità, dove anche i tuoi diritti vengono barattati come elargizione e dove devi andare al cappello in mano per avere un tuo diritto, e se chiedi qualcosa di più significa essere per tutta la vita prigioniero di chi te l'ha dato, perché poi alla fine ti chiede sempre il conto, e se ti ha dato una piccola cosa ti chiede una grande cosa che non ti farà mai stare più in pace con la tua coscienza e non ti farà sapere più essere uomo libero. Lei tra i tanti temi ha affrontato quello dei giovani, a quanto pare lei conosce molto bene il territorio ionico, il Metapontino, i giovani, l'incertezza. Quali sono secondo lei le programmazioni che si possono mettere in campo qui sul territorio? Ma prima è necessario un intervento che sia strutturale nel Paese. Prima di tutto dobbiamo abbattere il debito pubblico, che è alla palla al piede dei nostri giovani, il motivo per cui l'Italia non cresce, l'Italia non si sviluppa e loro non possono entrare sul mercato del lavoro. Poi dobbiamo togliere tanti privilegi e monopoli e ripristinare il concetto del merito, che consente a ciascuno dei nostri giovani, se capaci, se volenterosi e se competenti, di trovare una collocazione sul mondo del lavoro. Uno, ripristinare il merito e togliere i privilegi è l'altro elemento fondamentale. Poi ridare una scuola, un'università e in una ricerca che sia al passo coi tempi. Noi dobbiamo evitare, insomma, di essere un paese che ha paura dei propri giovani. Mi ha detto che l'Italia deve dimagrire, troppi enti regionali, subregionali, dobbiamo metterci a dieta, insomma. Questo lo dovrei fare io, sperando però che lo Stato lo faccia in tempi meno rapidi dei miei. Dobbiamo ridurre i 50.000 enti, di tutti gli enti locali, ma anche dello Stato, anche dei ministeri, anche delle agenzie, che sono più del doppio, in alcuni casi più del triplo degli altri paesi occidentali. Se ne riduciamo 5.000 in un anno risparmiamo 17 miliardi. Risparmiare tutto questo significa dare una boccata d'ossigeno al Paese, e insieme con una riduzione del finanziamento pubblico dei partiti e dei costi della politica potremo riaffermare un'attività politica fatta come servizio, consapevoli che si è liberi per le idee che si esprimono, ma anche per la professione che si esercita.